Ciao amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo come tutorial una borsa. È molto facile da fare, carina e nella casella delle informazioni trovate anche il cartamodello che potete scaricare gratuitamente. Quindi vediamo insieme passo passo come fare. Questo è il cartamodello, sono due fogli, il formato A4, quello della stampante, si stampano senza lasciare margini e io dietro ho unito con dello scotch. Proprio senza semplicemente appoggiato i fogli in questo modo. E questo qui è tutto il contorno, diciamo, del cartamodello, almeno della parte esterna. Questa invece della tasca che andrà sempre all'esterno. Qui c'è scritto tessuto in doppio. Ma vediamo come ho ritagliato le varie parti. Io come tessuto esterno ho preparato questo qui e vedete, è ripiegato su se stesso, l'ho spillato per bene. E l'ho ritagliato proprio secondo questo cartamodello più grande. Quindi il cartamodello contiene già i margini di cucitura. Ho preparato uno e due pezzi allo stesso modo. Per quanto riguarda le parti interne, il tessuto che metterò all'interno, ho fatto la stessa operazione. Ho ritagliato una parte da mettere all'interno. Vedete, è proprio identica al cartamodello. E poi c'è quest'altra parte ritagliata sempre allo stesso modo, ma ho applicato una tasca con cerniera. Per fare questo, trovate il cartamodello proprio qui sotto, è l'ultimo tutorial che vi ho proposto. Quindi avrò all'interno della borsa una tasca con cerniera, ma potete mettere eventualmente una tasca semplice senza cerniera oppure non mettere la tasca interna. Quindi questo dipenderà da voi. Ma la misura di questo pannello è identico a questo ed è identico anche a questi due che metterò all'esterno. Poi qui sul cartamodello è riportato questa linea qui tratteggiata. Con questa linea io ho ritagliato sempre un tessuto messo in doppio qui, come il tessuto esterno. Adesso questo è al contrario, ma è uguale a quello esterno. Ma lo potete mettere anche abbinato eventualmente, sempre qui tessuto in doppio. Ho seguito questa linea e tutto il contorno. Con questo farò una tasca esterna. Questa sarà la parte visibile, questa è la parte interna, sempre di questa tasca qui da mettere all'esterno. Poi ancora ho ritagliato, questa volta senza cartamodello, due fasce, una del tessuto della borsa esterno, larga 12 centimetri e lunga 96 centimetri, l'altra delle stesse misure, 12 per 96, ed è il tessuto da mettere all'interno. Per tracciare questa fascia, per ritagliare questa fascia sul tessuto, dovete semplicemente poggiare il tessuto sul piano con una qualsiasi squadra, per esempio questa, ma anche più lunga. Tracciate la prima linea. E poi, se avete questa squadra qui, puntate a 12 senza tagliare, tagliate solo alla fine. Vi mettete sulla linea che avete tracciato, tracciate questa linea qui parallela. E dopo che avete tracciato queste due linee parallele con il tessuto così in doppio, come vi sto facendo vedere, andate a ritagliare e ottenete questa fascia qui. Se non avete questa squadra, utilizzate una riga qualsiasi per tracciare questa linea qui con il metro da sarta. Staccate i 12 centimetri almeno su due punti, ritracciate un'altra linea parallela e dopo che avete tracciato le due linee, ritagliate il tessuto. Per chiudere la borsa utilizzerò questi bottoni qui magnetici, ma sono del tutto opzionali e potete mettere eventualmente altri tipi di chiusura. Questi sono facilissimi da fare. E poi metterò due manici già pronti. Se però li volete fare con lo stesso tessuto della borsa o un tessuto abbinato, vi lascio il tutorial qui sotto per realizzarli. Questi miei sono larghi 3 cm e lunghi 42, perché sarà una borsa a mano. Potete poi prevedere un'ulteriore cinte più lunghe per portarle eventualmente a spalla. Valutate voi, in base al tipo di tessuto che state utilizzando, se applicare un rinforzo su questo tessuto. Come vi ripeto, il mio è troppo morbido. Se per esempio utilizzate un tessuto di jeans, per voi potrebbe non essere necessario. Io applicherò questa
teletta qui di rinforzo, la grammatura è di 70 grammi a metro quadro, ma pure in questo caso dovete scegliere in base alle vostre esigenze e in base al tipo di tessuto. Se è più leggero, mettete anche quella di 80 e così via. Se avete questa leggermente imbottita, potete utilizzare questa che si applica sempre con il ferro da stiro, ma presenta un rinforzo leggermente imbottito. Per applicare la teletta metto il tessuto con il dritto sul piano, quindi sul retro applico la teletta alla parte della colla, la sovrappongo così e poi con il ferro da stiro vado ad agire. Il ferro non deve essere eccessivamente caldo, ma devo permanere per alcuni secondi sulla teletta in modo tale da sciogliere la colla che c'è. Vedete, già aderisce. Rinforzare questa fascia che è molto lunga e quindi non abbiamo un pezzo abbastanza grande di teletta, vado a rinforzare prima il primo tratto, vedete che è proprio come la lunghezza della mia teletta, poi da questo punto accosto la teletta così e procedo con il rinforzo degli altri tratti senza alcun problema. Allora, io ho rinforzato le due parti da mettere all'esterno e già vedete come cambia completamente la consistenza del tessuto 1 e 2 e questa fascia qui. Ho inoltre rinforzato anche questo tessuto con cui realizzerò la tasca esterna. Questo qui sagomato sulla parte alta. Per intenderci, quello che ottengo con questa parte del cartamodello tratteggiato, quindi questa parte qui tratteggiata. Metto il tessuto dopo che l'ho rinforzato dritto verso di me e la parte di fodera dritto su dritto. E faccio coincidere proprio questa parte qui curva. Blocco per bene con gli spilli o con le molettine come sto facendo io. E poi effetto una cucitura con il punto dritto solo su questa parte qui stondata. La cucitura con il punto dritto, lunghezza 4 e a bordo piedino. Con il piedino normale vi mettete proprio così a bordo del piedino, a bordo del tessuto ed effettuate la cucitura bloccandola ovviamente all'inizio e alla fine. Poiché è una zona curva, si faranno una serie di taglietti per consentire al tessuto poi di prendere per bene la forma sul dritto. Quindi faccio questi taglietti su tutto quest'arco. Eccoli qui, tagliando ovviamente i due tessuti. Dopo che ho realizzato i taglietti su tutto questo bordo qui, giro sul dritto, sistemo per bene i due bordi in questo modo, li blocco vedete? È perfetto. Quindi blocco tutto questo e poi effettuo una cucitura con il punto dritto, anche in questo caso a bordo piedino. Ecco qui la cucitura e questa è all'interno. Ora applico questa su uno dei due pannelli che andranno all'esterno. Quindi la parte esterna della borsa, uno dei due, metto in questo modo. E li devo far coincidere perfettamente. Per fare questo, ripiego questo su se stesso. Eliminiamo questo, faccio coincidere così e marco il centro qui in basso. Posso mettere eventualmente anche uno spillo per marcarlo. La stessa cosa faccio su questa parte qui. Lo vado a sovrapporre, far coincidere per bene. E marco il centro. Ora sovrappongo in questo modo con la parte interna sul dritto del tessuto e faccio coincidere proprio questa parte qui. Coincidere questo, sistemo anche tutte le altre parti a farle coincidere e quindi blocco.
Ricontrollate anche in linea di massima se questa parte qui è centrata proprio tutto l'arco. Rimisurate questi angoletti qui per fare proprio un lavoro preciso. Quindi qui stiamo a 6, qui a 5 e mezzo. Quindi devo far salire leggermente questa parte qua. Quindi fate questo piccolo accorgimento così si vedrà perfettamente posizionata. Ed ora vado alla macchina da cucire e faccio una cucitura qui tutto attorno con un punto molto lungo proprio per tenere insieme le due parti e poter lavorare poi tranquillamente per le fasi successive. Cucire queste due parti io ho cucito sul retro, cioè prendendo come riferimento la parte frontale della borsa e non la tasca. Ed effettuo questa cucitura con il punto più lungo alla mia macchina da cucire il più possibile verso il bordo o comunque a bordo piedino. E adesso elimino questi eccessi qui, questo piccolo eccesso che c'è di tessuto senza alcun problema. Quindi prendo e vado ad eliminare. Dopo aver eliminato tutta questa parte, faccio anche dei piccoli taglietti su queste zone curve qui, come ho fatto prima. Faccio però sempre attenzione a farli molto piccoli, quindi a non superare, per esempio, la linea qui, la cucitura che io ho fatto, quindi di circa mezzo centimetro. Faccio così su tutto il contorno. Ecco qui il pannello con la tasca. Dopo che ho fatto questi taglietti ed ho applicato per l'appunto la tasca, applico a queste due parti esterne la fascia che ho preparato, quindi la richiudo così a metà e marco su un lato la metà, fate attenzione, e anche su quest'altro punto vado a marcare la metà. Adesso prendo il primo pannello, sistemo dritto su dritto, faccio coincidere la marca qui e blocco. E poi sistemo tutto attorno questo tessuto qua. Faccio coincidere proprio tutta questa. Ecco. Vado a sistemare nelle zone curve, mettete anche qualche blocco, cioè qualche spillo, qualche mollettina in più proprio per avere un lavoro più preciso. Faccio così fino ad arrivare alla parte alta. Attenzione, resterà un po' di tessuto che poi alla fine toglierò per rifinire il lavoro. Quindi faccio così, di nuovo così, fino, ecco, poi questa parte è dritta e non ci sono problemi. E quindi qua prendo e sistemo per bene. Ed ecco qui sistemato questo lato. Allo stesso modo riparto dalla parte centrale e sistemo su tutto questo lato di qua. E poi vado su questa parte alta, metterò dritto su dritto l'altro pannello, lo faccio coincidere per bene, blocco su questo punto e, come ho fatto anche in basso, vado a sistemare tutta questa parte fino ad arrivare alla fine e tutta questa parte fino ad arrivare su quest'altro lato. Blocco il tutto. Ecco qui ho messo tutte, vedete, le pinzette di qua. E anche su quest'altro lato, proprio creato la borsa. Ora vado alla macchina da cucire ed effettuo una cucitura con il punto dritto su questo lato e anche su tutto questo dall'altra parte. Alla macchina la posiziono in questa maniera. Metto la fascia sul piano ed inizio proprio a cucire. Blocco il punto e poi procedo. Cucito tutte le parti, ecco qui il corpo della borsa praticamente pronto. Su un lato già avevo fatto tutti i taglietti dove c'era anche la tasca, mentre su quest'altro lato qui vado a fare adesso i taglietti sulle zone curve di qua e di qua.
E praticamente non mi resta che eliminare qui sulla zona alta questa parte di tessuto in eccesso che avevo lasciato in più. Quindi prendo e vado a ritagliare così, da questo punto a questo, e quindi anche su quest'altro lato di qua. Ecco qui, la parte esterna è pronta. Applico i manici sulla parte, sui due pannelli interni della borsa. In particolare li vado ad applicare a 9 centimetri dal bordo, li blocco, quindi 9 centimetri da questo punto, e metto il manico e lo blocco, lo metto ben dritto, faccio attenzione a sistemarlo per bene, e poi anche in questo caso qui a 9 centimetri sulle due parti interne applicate il manico, vedete? Ho fermato giusto con questo punto qui e ora si procede come ho fatto per l'esterno ad applicare questa fascia qui sui due lati. Quindi la parte interna si ottiene come la parte esterna. La parte interna realizzata identica alla parte esterna. Anche in questo caso ho fatto i taglietti sulle parti curve qui in basso. Se il tessuto come il mio tende a sfilacciare, potete passare con le forbici a zigzag. Prendo la parte esterna, la lascio così, questa la metto sul dritto, la inserisco all'interno della parte esterna e vado a sistemare come prima cosa queste cuciture laterali qui. Apro i tessuti, questi sono più leggeri quindi li posso mandare tranquillamente su un lato o sull'altro, questi però che sono più pesanti li apro e blocco questo punto. Prima cosa fissare questi quattro punti e poi tutte le altre lunghezze, quindi adesso vado a sistemare così il bordo e fisso questi altri. È tutto sistemato, se avete marcato la parte centrale di questa parte esterna, la fate coincidere con la marca centrale della parte interna e così pure su quest'altro. In questo modo rimane proprio posizionato al meglio. Come vedete, la marca sta qua e l'altra marca sta qua. Fate coincidere anche queste marche qui. Ora, dopo aver sistemato tutto per bene, si va alla macchina da cucire e si fa una bella cucitura con il punto dritto su tutto questo contorno. La parte alta tutta quanta cucita, vedete? A circa un centimetro. In questo caso mettetevi a un centimetro dal bordo, prendendo sempre come riferimento questa parte qui, che è la parte esterna e quindi quella che va curata più in dettaglio. Sulla parte della fodera, in particolare su un tratto di questi dritti, quindi a partire dalla parte alta qui. Su questa parte dritta vado a scucire per poter rigirare la mia borsa. Quindi faccio una piccola apertura che poi chiuderò. Ecco, se il tessuto interno tende a sfilacciare, non lo tirate più di tanto. Purtroppo questo è un tessuto che sfilaccia molto. Bello perché è bello come effetto, però ecco. Quindi da questo foro vado a girare tutta quanta la borsa. Ed ecco qua. Ora questa apertura la risistemo per bene così con le mani e faccio una bella cucitura con la macchina da cucire che rinforzerà pure questo tessuto che sfilaccia. Se invece il vostro tessuto è più resistente, potete fare un punto nascosto. In questo caso è consigliabile farlo con la macchina, così va meglio. Quindi mando per bene così all'interno e faccio una cucitura. Ecco qui la cucitura che ho fatto all'interno per chiudere questa apertura, quindi il più possibile vicino al bordo. Con un filo in tinta.
Non è proprio lo stesso colore, però si avvicina molto. Quindi all'interno la fodera e sistemo qui la parte alta. Con il ferro da stiro sicuramente siete facilitati. Mettete questo bordo qui, ecco, perfettamente al centro in questo modo. E con gli spilli oppure con, ecco, sistemate così il bordo. Tirate per bene il manico. Faccio questo su tutto il contorno. Il tutto alla macchina da cucire, faccio una cucitura con il punto dritto tutto attorno. Sulla parte alta metterò un filo blu, così si vedrà pochissimo. Sulla parte bassa lascerò un filo in tinta con questo rosa qui. Quindi una bella finitura finale. Tolgo questo, utilizzo quindi la macchina a braccio libero e parto su questo laterale qua. Faccio attenzione a togliere gli spilli mano a mano. Prima di incontrare lo spillo, mi raccomando, toglietelo. Terminato la cucitura qui in alto, vedete, quasi non si percepisce sull'esterno. Sull'interno si vedrà così. Vabbè, qui un pochino si è arricciato, ma tanto resterà all'interno, non fa niente. C'è la fantastica tasca che si chiude con la cerniera e questo è utilissimo quando le borse rimangono aperte nella parte alta oppure le chiudiamo semplicemente con un bottone per mettere in sicurezza, diciamo, i nostri prodotti. La forma, ecco, all'esterno c'è questa borsa, questa tasca qui bellissima dalla forma particolare e questa borsa ha, come vedete, una forma tondeggiante. E guardate che bella con tutto questo laterale qui. Non so se dalla telecamera si vede, ma è meravigliosa questa borsa ed è anche molto capiente. Guardate questo effetto qui, bellissima, bellissima. Sono veramente soddisfatta del risultato. Quindi, amiche, se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete il video, iscrivetevi al canale. Lasciatemi nei commenti le vostre opinioni. Qualche consiglio per farla, diciamo, in maniera un pochino più originale è quella di cambiare il colore, per esempio, di questa tasca frontale oppure di questa fascia laterale con un colore abbinato. E di fare manici eventualmente anche più lunghi, per poterla indossare a spalla. Questa qui io invece l'ho fatta da portare a mano. E qui nella parte alta, se volete, potete applicare la cerniera guardando il tutorial che vi lascio qui sotto su come preparare una patta con cerniera e quindi renderla, diciamo, chiuderla qui nella parte alta. Niente, se questa idea vi è piaciuta, amiche, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete il video ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella casella delle informazioni, oltre a tante notizie importanti, trovate anche il cartamodello da scaricare gratuitamente. Ciao amiche, a presto!